la collezione autunno-inverno 16-17 interpretiamo uno dei principali trend in atto, che sono le suole molto alte. Una suola molto pesante dal punto di vista estetico, ma non lo è invece dal punto di vista tecnico, grazie a una lavorazione per cui solo lo strato a contatto col pavimento è in gomma, mentre invece il resto è fatto di un sandwich di materiali più leggeri. Quindi il mocassino, che è una scarpa tipicamente estiva, diventa invece molto adatta al periodo invernale. Questa suola è una novità di quest'anno, suola a tre strati, un po' ricordandoci i paesi nordici, e la particolarità è che l'intersuola di gomma è dello stesso colore della tomaia. Il modello è presentato in tre versioni, il mocassino Brera con i fiocchetti, che è la nostra icona, poi il classico mocassino con la fascetta e poi anche un modello con la frangia. Abbiamo introdotto il mocassino Brera primi anni 60, l'aveva scoperto mio papà negli Stati Uniti ed è stato il primo a portarlo in Europa. Abbiamo utilizzato i colori tipici dell'autunno, tutte le nuance autunnali fatte con la nostra lavorazione Toledo, che colora le scarpe a mano una per una. Partendo da un crust, quindi da una pelle chiara, noi la dipingiamo a mano, possiamo riuscire a fare qualsiasi tipo di colore. Per questo appunto abbiamo fatto questo abbinamento in intersuola di colorata abbinata al colore della tomaia. Sono dei colori autunnali di questi paesi appunto nordici, quindi colori scuri, però con sempre con un tono di colore.